sono semplicissimi. Abbiamo bisogno di un cotone, un uncinetto e un paio di forbici. È un lavoro veramente molto ma molto semplice. Partiamo, come al solito, dal nostro anello magico in questo modo e facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Poi facciamo un'altra maglia alta e quindi abbiamo fatto 2 maglie alte, 2 catenelle e altre 2 maglie alte nell'anello magico. 2 catenelle e 2 maglie alte. Lavoreremo 6 gruppi di 2 maglie alte, quindi ancora 2 maglie alte. Due catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, sono 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo l'ultimo gruppetto di 2 maglie alte e le ultime 2 catenelle e ci agganciamo la terza catenella che sostituisce la prima maglia alta, 1, 2 e 3, in questo modo. Stringiamo il cerchio magico in questo modo e adesso con delle maglie bassissime arriveremo qui al centro dell'archetto in questo modo. Qui lavoreremo adesso 3 catenelle che sostituiscono sempre la maglia alta, un'altra maglia alta, quindi sono 2, 3 catenelle e 2 maglie alte sempre nello stesso archetto. Faremo dei piccoli ventaglietti da 2 maglie alte. Così passeremo direttamente all'archetto successivo. E lavoreremo sempre 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte. Faremo questi ventaglietti per tutto il giro. Sto facendo l'ultimo ventaglietto. Mi aggancio alla terza catenella della prima, 1, 2, 3, maglia alta che ho fatto. Passo con delle maglie bassissime fino all'archetto successivo, in questo modo. Ora lavorerò 3 giri come il giro che ho appena lavorato, quindi lavorerò 3 giri facendo 1, 2, 3, che è la maglia alta sostituita dalle catenelle, poi 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte. Passerò nell'altro archetto, 1, 2, 3 catenelle. Due maglie alte. Finirò questo giro e poi ne farò altri due, quindi in tutto saranno 4 giri di ventaglietti. Ci vediamo tra un po'. Ho finito anche il quarto giro e mi aggancio per chiudere alla terza catenella. Passo sempre con delle maglie bassissime fino all'archetto. Ora dovrò lavorare 2 giri facendo sempre lo stesso lavoro, cioè lavorando sempre i ventaglietti nell'archetto,
ma tra un ventaglietto e l'altro questa volta farò una catenella, quindi una, due e tre, la prima maglia alta, seconda maglia alta, 3 catenelle, altre 2 maglie alte e ho fatto il mio ventaglietto. Ora, prima di passare all'archetto successivo, farò una catenella di separazione. Qui lavorerò di nuovo il mio ventaglietto, 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte. Farò la catenella di separazione e andrò nell'altro archetto a lavorare di nuovo il ventaglietto. 1, 2 maglie alte, 1, 2, 3, poi farò le altre 2 maglie alte. Quindi, come avete visto, l'unica differenza è che fra il giro precedente e questo c'è una catenella di separazione tra i ventaglietti. Farò questo giro e un altro in questo modo. Ci vediamo tra un po'. Sono arrivata quasi alla fine, faccio le ultime 2 maglie alte per completare il mio ventaglietto, la mia catenella di separazione e mi vado ad agganciare alla terza maglia 1, 2, 3 della prima maglia alta. Così vado ancora di nuovo con maglie bassissime al centro ed ora lavorerò invece in questo archetto 7 maglie alte. La prima, come sempre, la sostituisco con 1, 2 e 3 catenelle. Quindi seconda maglia alta, terza maglia alta, quarta maglia alta, quinta maglia alta, sesta maglia alta e settima maglia alta. Quindi nell'archetto lavorato 7 maglie alte. Farò 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. E nell'archetto di una catenella che separavano i ventaglietti vado a fare una maglia bassa, in questo modo. Ancora 3 catenelle e ritorno nell'archetto successivo a fare le mie 7 maglie alte, 1, 2, 3. 4, 5, 6 e 7. 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto di una catenella qui al centro. Altre 3 catenelle per tornare a fare le maglie alte, le 7 maglie alte nell'archetto successivo. E questo sarà l'effetto che avremo. Facciamo così per tutto il giro. Quindi nell'archetto del ventaglietto 7 maglie alte, nell'archetto di una catenella che dividono i ventaglietti, una maglia bassa divisa da 3 catenelle. Ci vediamo tra un po'. Facendo, come vedete, le ultime maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 3 catenelle, maglia bassa dove ho fatto la catenella, 3 catenelle, e mi aggancio alla terza catenella della prima maglia alta, così. Ora farò l'ultimo giro. L'ultimo giro lo farò in questo modo. Faccio una catenella per alzarmi e poi lavorerò una, due, tre, quattro maglie basse sulle prime 4 maglie alte. Ora qui farò un pippiolino. 1, 2 e 3. Chiuderò il pippiolino nella maglia bassa che ho appena lavorato. Così. E farò altre 3 maglie basse sulle maglie alte, 2 e 3. Quindi avrò lavorato 4 maglie basse
il pippiolino e 3 maglie basse. Il pippiolino capiterà sulla quarta maglia alta, cioè ne sono 7, 3 a destra, 3 a sinistra, sulla quella centrale il pippiolino. Ora lavoreremo nell'archetto di 3 catenelle, 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Passeremo nel prossimo archetto, sempre di 3 catenelle, e lavoreremo altre 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Ora lavoreremo le nostre 4 maglie basse sulle prime 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4. Pippiolino, 1, 2, 3 catenelle che formano il pippiolino chiuso sulla maglia bassa appena lavorata, così. Altre 3 maglie basse, 2 e 3. Siamo di nuovo nell'archetto e faremo 3 maglie basse, 1, 2, 3. Saltiamo nel prossimo archetto e altre 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Allora, vi faccio vedere come viene. Quindi, sulle maglie alte lavoreremo 4 maglie basse, un pippiolino e 3 maglie basse. Negli archetti lavoreremo 3 maglie basse in ogni archetto da 3 catenelle. Ripeteremo 4 maglie basse sulle prime 4 maglie alte, pippiolino 3 maglie basse sulle ultime 3 maglie alte, 3 nell'archetto, 3 nel prossimo archetto, tutto questo fino alla fine del giro. Faccio l'ultimo pippiolino, lo chiudo sulla maglia bassa appena lavorata, 3 maglie basse sulle ultime 3 maglie alte, 3 maglie basse nel primo archetto, 3 maglie alte, 3 maglie basse, scusate, 1, 2 e 3 nell'ultimo archetto. Mi aggancio alla prima maglia bassa che ho lavorato con maglia bassissima, taglio il filo, faccio passare e stringo. Ed ecco che ho fatto la mia campanella. Naturalmente poi verrà inamidata e messa in forma e poi alla fine mi farò la solina con una catenella per poterla appendere in questo modo. Lascio un po' di filo più lungo, faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 e 40 per fare la solina da appendere. Chiuderò insieme così con la prima catenella che ho fatto in questo modo e continuerò poi ancora per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vediamo se è sufficiente per fare, sì, 15 maglie sono sufficienti. Taglio il filo un po' lungo, blocco e qui, dopo aver fatto passare in questo modo, però deve essere prima inamidato, adesso ve lo faccio solo vedere. In questo modo al centro del lavoro faremo passare la catenella che abbiamo fatto
in questo modo. Qui metteremo con quest'ago due punti per la lasolina da appendere e qui cuciremo il campanellino. Come avete visto, è un progetto velocissimo e semplicissimo. Spero vi sia piaciuto. Alla prossima!